loro ispirazione, altri velocità. Non sembrano molto ispirati, Barristan. Raga, stiamo per morire di brutto. Spero che abbiate una forte forza di volontà, perché qui sta per piovere merda. Mi prudono già le mani, maledizione. Ma in molti lo aspettavate, me incluso. Ma stavo solo cercando il momento ideale per ricominciarlo. Riprende, ragazzi, la scalata più tortuosa di sempre nei meandri di Darkest Dungeon. Ehi, hey, gente, questo io do il benvenuto sul canale con questo nuovo video. Riprendiamo, ragazzi, la nostra avventura dopo una batosta tremenda. La ricordo ancora, a distanza di mesi. And experience. Twin yardsticks of progress. E sapienza ed esperienza, hai detto bene, perché ho imparato per l'appunto nell'ultima avventura che abbiamo fatto nell'atto 2, che a partire dall'atto 2, se non hai neanche un trofeo da boss, non puoi salire alla montagna, motivo per cui ho dovuto abbandonare all'ultima locanda la cavolo di avventura. Ore e ore di avventura sprofondate giù per il cesso. Ma riprendiamo più determinati di prima, quindi non ci pensiamo. Devo dire che, beh, già la differenza tra il primo capitolo e il secondo si nota. Tra l'atto 1 e l'atto 2 si nota, semplicemente per il fatto che l'atto 2 è stato tremendamente più brutale. Potrebbe sembrare che quei due punti, come si chiamano, punti tecnica, punti maestria, in meno, non siano quel granché, ma credetemi che fa una differenza tremenda, perché già una partenza tortuosa, una partenza, diciamo, arrancata, sgambettata, che segnerà per l'appunto un rallentamento sempre più... È sempre stato così? Ah sì, è sempre stato così. Un rallentamento sempre più significativo più vai avanti. Quindi il secondo atto, diciamo, secondo capitolo, la seconda area sarà più difficile, la terza area sarà difficilissima e la quarta area sarà impossibile se veramente parti di merda. Ma abbiamo 122 candele da utilizzare, ragazzi, in maniera impeccabile. Cioè, buttandoli a cazzo, insomma. Li butteremo così qua e là a destra, sperando di avere un pochino più di fortuna. Vediamo che cosa posso fare. Voglio potenziare i miei personaggi. Ok, ecco qua. Allora, quali uso di più? Ma il medico della peste l'avevo... Il medico della peste non l'avevo potenziato? Cioè, mi stai a dire che ho potenziato tutti gli altri, ma no, c'è qualcosa che non va. Il medico della peste era potenziatissimo. A meno che non sia stato un aggiornamento che l'ha cambiato e quindi mi ha ridato le candele da capo. Io so benissimo che il medico della peste l'avevo potenziato a bestia. Medica. Esplosione disorientante, abilità interessante, un ruolo. Vabbè, facciamo fino a qua. Cosa ci aspetta? 10% resistenza al veleno. Ok, possibilità di trovare cicchietto fulmineo. Cicchietto fulmineo applica uno di veleno con colpo critico. Se invece sei invisibile, ancora più uno. Se stesso, abilità... Oh, cosa? Assenzio mi avvelena. Che cacchio? Allora non lo bevo, no? Mi sembra logico. Seguaci della notte. Facciamo così. Mano gialla. Risposta infligge due di... Risposta infligge due di sanguinamento? È stupendo questo. Non c'era, l'hanno cambiato, perché comunque sono passati 2 mesi dalla mia ultima avventura. L'hanno cambiato un botto. Almeno io non mi ricordo. Può darsi che non mi ricordi, per carità. Sipping wine in the square, marveling at the architecture I was sure would outlast us both. Madonna mia, da brividi sta... Sto cacchio di accompagnamento musicale, soprattutto il tizio che parla. Va bene, abbiamo i personaggi, direi, potenziati al massimo. Possiamo scegliere il medio sperimentale, il meglio del meglio del meglio, signore. Ladra di tombe, 10% di critico per una regione. È possibile, impossibile. Ah, ma sono oggetti praticamente da locandiere. 2 bersagli, oggetto della locanda di sentivo. Barzelletta macabra. Black humor. Diciamo un po' come... Non posso dirlo. Come il cibo in una certa regione. Non posso dirlo. Non posso dirlo. Non mi farò bannare per il black humor. Per quanto io lo adori. In ogni caso, abbiamo utilizzato 7 candele. Vediamo qua che cosa possiamo fare. Ma io mi ricordo di averla potenziata. Ma che cacchio? Mi ricordo male allora. Mi ricordo male. 12 reliquie e 15 ninnoli. A me interessa semplicemente una cosa. Avere più punti talento. Sì, questo è uno di quei giochi che più fallisci, più ti manda avanti. Sblocca la skin diligenza sporcizia.
più fallisci, più facile sarà il gioco più avanti, a differenza di Darkest Dungeon, magari nella modalità Blood Moon, dove non hai questa possibilità. Una spedizione fallita è quasi sempre la tua partita fallita, perché è il limite di tempo e soprattutto il limite di morti. Quindi questo, a differenza del capitolo precedente, ti avvantaggia: più ci giochi, più è facile dopo, magari alla difficoltà normale. Può darsi che nelle altre difficoltà ti inculi di più. Ora come ora non sono, diciamo, rimasto attaccato al gioco perché semplicemente non ho il tempo per giocare giochi così lunghi. Lo adoro Darkest Dungeon, l'ho sempre adorato, ma non ho tempo per giocare giochi così lunghi. È veramente un impegno grande. Devo sacrificare tante altre serie per giocare a Darkest Dungeon e devo trovare dei giorni liberi, giorni in cui faccio smart work. Non lo dite al mio datore di lavoro. Non lo dite al mio datore di lavoro. Io, dov'è il mio report? Dismas, c'è la Dismas. Cioè, no, aspetta, ora lo finisco. Maledizione. Capitolo 2, risentimento. Adrift in this bituminous nightmare. Reus Captions. È un modo per dire John Doe, penso. Salvataggio. Inizia la nostra tortura. No, aspettate, devo tipo spostare la videocamera. Qui. Credo che non dia fastidio. Ok. Io non sono riuscito a leggere. Ok, scegliamo la nostra squadra. Ovviamente prenderemo i soliti sospetti. Non c'è proprio alcun bisogno di parlarne. La domanda è: voglio scegliere una professione? Sergente. Che cosa faceva sergente? 100% resistenza al movimento. Ogni alleato all'inizio del turno più 50 resistenza a tutti gli status alterati. 3 turni, 20%. Ok, baluardo invece. Un ruolo che aumenta la potenza degli attacchi con scudo a scapito dello schiacciamento. Ok, militare d'avanguardia. Risposta infligge 4-7 danni, 20% di salute, però è meno resistente. Sergente mi piace. Sergente mi piace. Questo invece è malvivente, mano gialla mi interessa troppo. Tiratore scelto. Risposta infligge 33% di combo, cosa come si chiama? Di combo. Malvivente. Risposta è la stessa roba. Ma questo è stupendo. Questo è letteralmente stupendo. Esperto in sanguinamento. Ok. Questa invece è occhio d'aquila. Avvelenatrice, un ruolo del posizionamento. Sì, ma vorrei vedere le informazioni. Vorrei vedere le informazioni, non mi ricordo i tasti, maledizione. Seguace della notte. Ok, facciamo così. E tu invece c'è Rusica, che faceva 25% salute massima. Alchimia, 20% di salute in meno, però resistenza a tutti gli status alterati praticamente. Un ruolo che aumenta la funzionalità a scapito di morbo e sanguinamento. C'è Rusica, un ruolo che potenzia l'incisione e guarigione a scapito del morbo. Migliora morbo e resistenza a scapito, però non vedo quale morbo. Non vedo alcun miglioramento, però sì, va bene. Va bene così. Che abilità hai tu già? A distanza può lanciare questa. Incisione non mi interessa al momento, preferisco questa. E questa qui, precauzione elementare. Va bene così. Va bene così. Invece tu, vediamo che abilità puoi indossare. Affondo. Questo mi fa diventare invisibile, questo mi fa fare l'affondo. Botta e risposta, se stesso schivata e 2 di provocazione. Ok. Questo va benissimo. Tu invece mi serve colpo bruciapelo e cos'altro posso toglierti? Colpo di pistola, non lo so. Non lo so se togliergli il colpo di pistola. Sicuramente il colpo tracciante è utile perché ho visto che ci sono sempre più bersagli invisibili. Però anche mira attenta non è male, però meglio colpo bruciapelo. E questo qui mi interessa di più perché sono bravo col sanguinamento essendo mano gialla. Invece cosa mi dice? Imbelle. Imbecille. Sei un imbecille, barista. Imbecille. Poverino. Poverino. Imbecille. Perfino il gioco ti dà dell'imbecille. E parte la nostra avventura, ragazzi. Ah, sarà veramente dura, So che bestemmierò un botto. So che bestemmierò un botto.
64? Perché 64? Che è successo? Ha soffiato il vento che ho 64 di luminosità. Spiegami. Vedete? Anche la vostra valle non appareva severa. Appare severa di fronte al male dilagante. Allora, vediamo se mi ricordo ancora come si fa. Difesa verso... Questo può attaccare fino al secondo. Difesa su di lei. Barristano, mi fai un bel affondone verso di lui. 3. Non è male. Non è male. E tu invece mi fai botta risposta, così... così attiri gli attacchi possibilmente, però hai 50% di schivata. Tu invece mi fai 2 avvelenamenti, ma loro sono belli... No, non sono molto resistenti all'avvelenamento. Che sto dicendo? Come mai ricordavo che fossero resistenti? Allora, ragazzi miei, avvelenati. Come mai? Come mai? Lui non è avvelenato? Cos'è, più bello degli altri? E lui c'è il mondo. Allora non c'aveva il parapalle, le hanno giunto il parapalle a Barristan. Non ce l'aveva, me lo ricordo. Il parapalle non c'era, ragazzi. Ci giurerei su quello che volete. Lui non aveva il parapalle. Sono balle queste. Allora, ti diamo un bel avvelenamento da morbo, direi. Tanto è morto. Tu invece mi fai... Ho ottenuto il colpo di pistola, nonostante tutto. Sono un cretino, sono. Sanguinamento 3. Squarciami le vene, amore mio. Pugnale da lancio? No, fai il doppio lancio. Ok, tutte e due moriranno per gli status alterati, rimarrà solo tizio. Che avanzerà sicuramente adesso. Bravo idiota, spreca i turni, mi raccomando. Deficiente. Sei proprio stupido, sei. Amico mio, fai una bella difesa. Una bella difesa e direi che tu... Ma non lo so se rimuovere il morbo, alla fine meglio avvelenare sto tizio. Questo? Cattivo sei. Colpo di pistola dritto sui denti. No, gli ho sparato la bambolina, l'ha presa male. Gli ho sparato la bambolina, ragazzi. Mo si incazza con me. Vediamo come fai ad attaccare un personaggio invisibile, ragazzo mio. Brutale. Brutale il mio ragazzo. Ma perché sei il primo ad agire? Sempre quando hai gli status alterati, questo è il primo ad agire. Quando invece lì, quando deve agire per primo, è imbelle. Ha deciso che lui è imbelle. Maledetto. Giusto per aumentare un po' lo scudo. Dagli un po' di avvelenamento al ragazzuolo. 9 di danno. Maledetto. Un avanzamento. Fai un avanzamento, ragazzo mio. E tu mi fai un affondo fighissimo. Un affondo fighissimo mi fai. Cosa? Ha perso tutto? Come mai? Come mai ha perso tutto? Oppure è scaduto il turno? Mi sa che è scaduto il turno. E se no non ha senso. Armatura in frantumi. Tu invece mi fai questo. Mi fai questo, tanto al prossimo turno schiatta, ragazzo. Curami lui. Iniziamo bene. E Audrey, devi fare... Oh cacchio. Oh cacchio. Devi fare botta risposta. Fammi una bella schivata. Fammi... Ah no, è morto. Non avevo visto il morbo. Cioè, pensavo che sarebbe sopravvissuto. 2 di maestria, solo. Dindi rindina. Mi ricordavo 3 di maestria, ora è 2. Quanto è caduto via scosso? Sicuramente Barristan è un pochino scosso, se posso dire la mia. Mi sembra piuttosto scosso Barristan. Così a mio parere. Ora vedremo. Minchia. Io bestemmierò questa serie. Bestemmierò, ne sono sicuro. Ne sono sicurissimo. We would come here in summers of years gone. Allora, lui è guarito. Guarigione fino al 50%. Allora, vediamo che cosa riusciamo a vendere. L'istruttrice. Lo stress è un grosso problema. Tu invece ti potenzi. Non lo so. L'affondo è tanta roba, però. Il fatto è che non ho movimento. Credo di toglierlo. Credo di toglierlo di. Hai capito? Questo mi dà. Mi dà avvelenamento quando è invisibile. Però passo a 3 se la potenzio. Questo diminuisce l'attacco del bersaglio se è avvelenato. Se lo potenzio. No, dovrei pensare su di lui. Il solito colpo a bruciapelo che... Guarda. Ah, arreca addirittura combo il colpo a bruciapelo.
Sì, il popò bruciapelo è praticamente il mio glass cannon. È la mia... Your coach must be maintained. La mia, è il mio asso della manica. Malessere o l'approdo? Malessere, odio gli uomini pesce, se devo dire la mia. Odio gli uomini pesce. L'esercente, signor esercente deficiente. Cosa da vendermi, signor esercente deficiente? Mi faccia vedere, cibo? Spero di non beccarmi qualche malattia. Non sarebbe troppo da chiedere. Poi, cos'altro posso mettere? Sicuramente qualcosa per il veleno, visto che siamo nel malessere. Laudano potrebbe aiutarmi per lo stress. Va bene, direi che siamo pronti. Direi... No, in realtà non siamo pronti, però... Vabbè. Tanto pronti non lo siamo, però. Tanto pronti non lo siamo, ma... Crediamoci. Buff, buff, buff. Bah, nessuno si è ammalato. Una cosa solo, ti do a te questo. E a te ti do questo. Direi che siamo... No, aspetta, volevo toglierti il colpo di pistola per darti fendente infido. Tanta roba il colpo di pistola, ma... Non mi convince più di tanto. Ok. Andiamo, maledizione! So già che sclererò. So già che sclererò. Ma ci credo. Ci credo come non mai. No, aspetta, la selva era quella... Il bosco dove c'era... Oddio, forse mi servirà il colpo di pistola. La selva dove c'era il generale dormiente, se non sbaglio. Oh sì. Vabbè, Covo. Battaglia contro il boss, di già. Iniziamo già così. Va bene. Va bene, allora mi sa che ti serve il colpo di pistola. No, non li ho calcolati. Aspetta. Stavo scegliendo. Oddio, c'è già un arcivescovo qua. Un arcivescovo di sta minchia. Iniziamo subito sulla difensiva, ragazzi. Iniziamo subito sulla difensiva e buttiamoci lanciando una bomba fumogena. Avvelena mi sto bastando. Grande. Grandioso sorello. Con cosa iniziamo? Il balestrello è sicuramente un dito in culo, quindi dobbiamo pensare a lui. Allora, potremmo aumentare. Lui è lei difesa da Barristan, quindi il colpo perforante è un problema del balestriere perché penetra la difesa. Penetra la difesa, però mi sembra la cosa... No, aspetta. È così. Bravo. No, rimane con uno di vita, ma che brutta merda che sei. Mi ha tolto tutto. Tutti i buff me li ha tolti, sto sacco di carne. Bastardo, maledetto. Speriamo. Sono il primo a sperarci, amico mio. Sono proprio il primo a sperarci. Ai ai. Brutta storia. Fammi un pochino di questo. Ottimo lavoro, ragazzo mio. E fammi un bel colpo di bruciapelo. Nobile e piaciuto. Nobile e gradito. Allora, non so se lanciare un pugnale a questo stronzo. Il fatto è che è avvelenato, quindi teoricamente se è avvelenato dovrei avere la possibilità di fargli fare meno danno. Ah no, perché non l'ho potenziato, sono deficiente, è col potenziamento che lo fa. Se lo avveleno un'altra volta con 3, è comunque ancora vivo. A lui invece potrei ucciderlo. Col critico e combo dovrei riuscire ad ucciderlo. Bastardo, uno di vita! Ma sei proprio uno stronzo, sei... Siamo uno strunz. Ottima mira, coglione. Hold fast. For who knows what lurks in the beyond. Iniziamo bene, eh. Che cosa posso fare? Schiacciamento. Sicuramente mi farebbe un... Ma no, aspetta, lui sopravvive. Perché ha l'armatura in frantumi. Ora morirà. Invece con lui posso dargli 2 più 4, suppongo che sopravviva. L'arcivescovo è il problema, è lui il problema, è lui il dito in culo. Bello, ora muore. Ora muore di sicuro. Bello. Ho avuto fortuna, ho avuto fortuna. Ho avuto fortuna, sì. A te mi fai... Che mi dici di sanguinarmi, bello? Ok. Quindi vai in morte, con lui mi curo prendendo il cadavere di questo tizio. Ottimo. Ciao bello, è stato un piacere conoscerti. Attaccami Barristan, bravo. Bravissimo ragazzo mio. Beh, è andata bene sto combattimento, dai. È andato bene sto combattimento. Mi è piaciuto, mi è piaciuto. Veloce, gradito.
Il bottino mi è piaciuto un po' meno. Il bottino devo dire che mi sia piaciuto un po' meno. Fai vedere una cosa, no, aspetta. C. No, volevo vedere una cosa. Su di te volevo metterti il colpo di pistola a discapito di squarciavene. È tosto. Rinuncio fendente ivido e mi tengo pistola. Mi tengo pistola e vado verso il generale addormentato. Il maledetto generale addormentato. Teoricamente adesso dovrei avere tre persone che riescono a colpire la linea sul retro. Zitto, io sono il re, della strategia, io sono generale sveglio. Lo sappiamo tutti che chi dorme non piglia pesci, ma chi è sveglio è sveglio. Che cazzo di detto è? Non è un detto, Giacomo, è un modo di vivere. Questo è vulnerabile. Ok, tre di veleno. Togliamo gli scudi immediatamente. Ok, tu mi fai un bel affondo, ma non so su chi iniziare. Lui sicuramente è un buon inizio, ma il balestriere fa più danni. Lui dà tanto morbo, ma il balestriere è quello più fastidioso di tutti. Devo pensare al balestriere. Devo togliere il balestriere il prima possibile. Credo che sia un mio debuff questo, un mio tratto. Steady yourself. Come dicevo, il balestriere dobbiamo farlo fuori. Avevamo iniziato bene, non puoi bullizzarmi così. Ma Cristo santo, ma sei proprio una merda. Un brutto ditto in culo che non sei altro. There is comfort in company. Piccola merdina. Ma ti sembra? No, dobbiamo uccidere il balestriere, poi non lo curiamo. Uccidiamo il balestriere. E lui il fastidio. Ok, questo verrà avvelenato, il prossimo turno morirà. Tu invece che cosa mi fai, signorina? Signorita, signorita, le pampita. Aspetta, forse se riusciamo a fare un 3 di danno morirà senza farli, senza permettergli di... A posto. Zio, avevi 50% di schivare! 50! Ah, è vero che io col 50% non vado proprio d'accordo, No, questo me lo vogliono uccidere, questo, Voglio proprio farmi fuori di smassa fin dall'inizio. Piccole merde. Allora. No. Fammi difensore su di smassa, che mi è messo male il fratello. È messo proprio male il fratello. Ciao, bellissimo. Audrey, fatti i cazzi tuoi. Anzi, sai cosa? Non farti i cazzi tuoi. Aspetta, ma volevo toglierti... No, c'ho a fondo. Questo sarebbe stato molto meglio. Dardo avvelenato, maledizione. C'è un botta risposta, tiriamo un po' di attacchi. Facciamo così. No, l'avrei ucciso, ma voglio prima prendere tempo per curare il mio dismasino. Voglio curarmi dismasino. Ma Cristo santo! Ancora? Dobbiamo discutere sul 50%? Come funziona? Se prima non ho schivato, ora per antonomasia devo schivare. Funziona così di solito. Attacchiamo quelli dietro. Voglio curare un'altra volta. Un'altra volta il mio amichetto. Tanto morirà per il veleno, per il sanguinamento. Quindi riesco a curare un'altra volta. Dovrei essere a posto. Perché qui adesso dovremmo trovare sfortunatamente un cavaliere. Prossimo, di nuovo! Ma che schifo mi dai di ricompensa? Ma che ricompensa di merda è? Ah, adesso devi per forza... Devi decidere con tanto... Ah, lui è brutto. Difesa preventiva. Prossimo danno subisce... la protezione di questo bastardo. Che merdoso suino. Così. Dobbiamo uccidere il tamburello. Il tamburello hanno pure il vescovo. Questa è una combinazione brutale. Esce una combination molto brutalization. Dobbiamo pensare a lui. È lui la merda qui. Anche lui è una merda, ma lui è proprio più merda di tutti. Ordini di merda, vedi? Ordini di merda. The mind's grasp grows tenuous. Purificami sta minchia. Ma no, con lui! Potevi attaccarmi Dismas stavolta, Cristo santo! Ah no, Dismas è protetto. Bravo. Attaccami loro. Lasciami stare. È ancora con la tua difesa preventiva. E tu fammi... questo. Cosa? Che
Che merdo che sei! Sei un merdo sei! Squarciapelli. Non perdo tempo con sto suino perché... perché è un suino, appunto. Non c'è altro da dire. Non perdo tempo con quel suino perché è un suino. Cosa? Ma vuoi crepare, avvelenato? Per cortesia? No, 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 non devo... Cristo! Ce l'hanno proprio con lui. Maledizione. Ma perché è resistente a sto avvelenamento? È l'unico... Ah! Lo sapevo che avrei bestemmiato questo gioco. Lo sapevo che non avrei dovuto giocare. Ero così tranquillo oggi. E ho detto, ma sì, roviniamoci la giornata, porca puttana. Roviniamoci la giornata, Cristo santo. E cos'è? Ai ai. Barristan. Barristano bello. Buon Dio. Posso sparare a lui? Lo levo dai coglioni. Se ne abbiamo uno in meno. Poi devo assolutamente uccidere questo. Devo assolutamente uccidere. Oh, Master Stroke. Tutte e due. Tutte e due fuori dalle palle, alla grande. A deliberate and methodical appliance of harm. Questo morirà di sicuro. Questo anche morirà di sicuro. Allora temporeggiamo. Lui non può tenere difesa. Che palle! Facciamo qualcosa. Zio! Ma l'avvelenamento? Ah, ma lui agisce. È tipo. We can rely only upon each other. È come l'attacco rapido, no? Su Pokémon. Agisce prima che abbia effetto tutto il resto. La merdina. No, lui lo vuole resuscitare. Resuscita questo. Coglione. Oh. Ah, ma tanto muore prima ancora di fare qualsiasi cosa. Curami il barristano. Curami il barristano. E sai cosa? A te ti taglio la gola. Bastardo. Aveva protezione 75%. Maledetto. Attaccami il barristano. Grande. Grande zio. Ottimo. Perché sei cieco? Perché sei cieco? Perché sei cieco? Cristo santo. Forse riusciamo a fare un'altra guarigione. No, è 31%. Come non detto. Fuori dai conti. Fuori dalle mani. Non perdo tempo con i perdenti. Beh, il bottino non è che sia quel granché, eh. O forse questo, ma... Si inizia l'ordine del turno per primo. È mancato... Fine del turno, alleato davanti. Buono, eh. Attaccante che subisce il colpo, 2 di danno. Quando riceve il colpo, se velocità meno di 2, azione in più, 20%. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire l'attaccante che subisce il colpo? Che prendo 2 di danno in più perché sono stronzo? Per avere 1 di azione in più con una volta su 5? Ma attaccati al cazzo! Va bene, dai. Uccidiamo sto generale di merda. L'abbiamo trovato fin da subito, Il che vuol dire che perderemo tutta la vita subito. Con enorme piacere. La perderemo fin da subito. Ma è una cosa con cui sono disposto a convivere. Allora, che cosa possiamo fare? Sfortunatamente lui, barristano, non ha un modo per raggiungere l'erbace in fondo. Quindi lui sarà una fonte di danni. La cosa positiva, se posso dire la mia, è il fatto che... Questo lo posso utilizzare perché avvelena. Bersaglio 2. È il fatto che... Credo che la pozza sua di avvelenamento colpisca anche i nemici dietro. Cioè colpisca il terzo e il quarto, quindi colpisca anche la merda. Ha resistito, ma tua zia ha resistito. Vieni qua che ti taglio la gola, pezzo di merda. Tagliali la gola. La gola! Sbutellalo! Alla grande. Alla grande. Quindi teoricamente adesso reagisce agli attacchi. Ha crescita tua sorella, crescita. La do io la crescita. Vieni qua. Assicuriamo un po' di stress. Tu mi fai un bel lancio di coltello. Ma in realtà dovrei attaccare così.
quando abbiamo tre radici. Tanto avendo tre attacchi che possono raggiungere il fondo non mi preoccupo. Il colpo di pistola, ho il coltello suo e in più... sì. Avveliniamo sto stronzo finché possiamo. E posso sicuramente fare così. Lo avveleno a morte finché va. Reagisce agli attacchi 2. Ok, mi ritira la radice. Il suolo si agita. Loro prenderanno un danno tremendo. Ma è un sacrificio col quale sono disposto... diciamo, un rischio col quale sono disposto a convivere. Ma tua sorella! Quella sussurrina! Quella sussurrona! Cristo è santo! E lui, giustamente, paralizzato. Ma tua madre! Ok, però agisce dopo. Non è grande. Schiacciamento. Non credo di avere molta scelta, eh. Possiamo fare questo. Possiamo fare questo così subisce meno danni. Lanciamo il pugnale. Ok. Recessione. Alla grande. E pure ricevute, pure. Steady yourself. Beh, poteva andare peggio. Non abbiamo bende. Questa è una brutta storia. Non abbiamo bende. Aspetta un attimo. Dammi un bel contrattacco, va. Tu mi devi fare un altro avvelenamento. Dobbiamo ucciderlo da avvelenamenti, sto stronzo. Dobbiamo ucciderlo ad avvelenamenti, sto maledetto. Ok. Barristano, mi dovrei fare una cosa molto interessante. Sarebbe... Cristo santo. Sarebbe rimuovere lo stress a noi. Eh sì, non c'erano neanche le bende in vendita, questo è il punto. Bende in vendita, non ce n'erano. Prendici danno. Bello, bello. Bello, questo teoricamente dovrebbe aumentare l'avvelenamento quando è critico a 3. Quando ha il combo. Dovrebbe aumentarlo a 3. Sì, non ho scelta. Ok. Solo 5. Bastato. Sembrava così promettente. Devo curare lui. Devo curare lui. Relief comes rarely in these times. Savor it. Crescita inquietante. Ok, lui è paralizzato. Collaboration confers advantage. Lui può fare il colpo di pistola e liberarlo. Oppure lei può lanciare il pugnale. E lui può... sì, forse è meglio se lui lo dissangua. A ridurre il danno. Ok, tu mi farai un bel squarciavene. Lei agirà. Ok. Tu agirai lanciando un bel coltellone su di lui. Così lui si libera e può lanciare il suo bellissimo veleno. Cosa? Ma lui è stronzo? Mi ha fatto la recessione su di lui! Cristo santo! Avrei dovuto sparargli. Lo sapevo! Brutta merda! Pensavo che di default la recessione andasse a colpire quello più paralizzato, no? Logicamente parlando. Mamma mia. Che merdata. Che merdata. Fammi un colpo di pistola. Liberami la gente. No, mi liberi quello in trappola! La Madonna! Non credo di chiedere molto. Mi libera così uno a cazzo. Ma no, libera tua madre. No, lui! Steady. E picchio. Pugnale da lancio. Lancia sto pugnale di merda. Ti viene logico, no? Mi liberi quello più nei guai, no? No. Buon Dio. È brutale sto boss. È brutale sto boss, non vuol crepare. Cioè, di sto passo è finito. Di sto passo per noi è finita prima del previsto. Dragged back from the brink. Dragged back from tua madre. From tua madre, dragged back. Ok. Come salta a turno? Ma che cazzo? Però mi curo? Cosa? Mi curo con 2 di stress. Finalmente saltare turno è diventato utile. Prima era proprio una tortura saltare turno. Ah, sanguine maledetto.
debolezza. Ah, infarto. Dai, dai. Figurati. Figurati. Questo è sempre a lamentarsi, Barristano. Sembra rompere Lugaz. O Barristano. Maledetto. Facciamo così. Una bella difesa. Il punto di morte questo. Sanguinario di 4 per 2 turni. E purtroppo non... Ah, non ce l'ho, aspetta, mi sto a dire. No, loro non devono raggiungere l'infarto. Loro non devono raggiungere l'infarto. Non so se sta... non so se è chiaro. Ma loro l'infarto non devono raggiungere neanche da lontano. Agony by accumulation. Buon Dio. Buon Dio. Affanculo. E abbiamo, sappiamo già che se sopravviviamo a questa avventura, i nostri ragazzi avranno grossi problemi di relazione. Avranno piccoli problemi di cuore. Maledizione. Ma no, ma mi devi far agire prima lui. Ma perché adesso devi agire? Perché? Perché? Appunto di nuovo a 9 di stress. Ma non hai fatto un cazzo, sei già a 9 di stress. Oddio. Terribile. Ma non! Ma vedi che sei merda, è morto. Zio, zio, fai la differenza. Io odio sto gioco. Ma sei una merda, sei. Sei una brutta merda, sei. Questo? 5 di vita. Madonna. Beh, questa mi sa che farà molto male. Unsteady stances. Questa farà molto male. Exhaustion takes hold. Zio, piantala di morire. Devi sopravvivermi. Beh, non serve. Non serve troppo, eh. Sai cosa? Sono pronto a sacrificarli. E così. Curati. Curati, va. Curati perché non ho tempo per sprecare un turno in questo modo. Sì, Paracelsus paralizzato è l'unica cosa che non mi deve capitare. Paracelsus paralizzato è l'unica cosa che non mi deve capitare. Posso fare un attacco su di lui. Fare recessione. Paracelsus, ho detto che non mi deve rimanere paralizzato, amico mio. Non è troppo complicato da comprendere. Ah, poteva andare peggio. Poteva andare peggio. Credo, credo, Porca puttana. Raga, stiamo per morire di brutto. Spero che abbiate una forte forza di volontà, perché qui sta per piovere merda. Mi sta per piovere merda, amici miei. Bravo. Bravo, l'hai fatto qualcuno che non prende danno. Ottimo critico. Bravo. Bravo. Allora fammi un bel colpo, zio. Mi devi fare un critico della Madonna. Ismas, io ti ho sempre amato come personaggio. Ma ti stai facendo odiare. Tu perché sei disorientato, deficiente? Qual è il problema? Qual è il problema del tuo disorientamento? Cos'è che non riesci a trovare? Un motivo per tirare avanti? Te lo do io, se crepi ti rovino a schiaffi, ti rovino. Cazzo. Ah, sarà brutta questa. Oh, sarà brutta questa. Ok, solo 2 di radici. Secondo me riusciamo a concludere. Voglio lanciare un'ipotesi. Secondo me riusciamo a concludere. A 3 colpi. No, perché se non riusciamo a concludere, il suolo si agita. Ci porta via. Ce lo porta via. Sto cercando di capire. Ha 11 di vita. Lei non farà mai abbastanza danno da togliergli 11 di vita. Prossimo attaccante è lui, generale sognatore, che potrebbe attaccarmi lui. Cazzo. Dardi fulmini, facciamo dardi fulmini, aumentiamo l'avvelenamento. Così lui col morbo andrà in punto di morte. Non attaccarmi Dismas. Attacca.
Non deve agire lui. Tu sei proprio figlio di... Tra tutti quelli che mi potevi attaccare, quello in punto di morte mi attacchi. Tu sei proprio figlio di Zoccola. Dovrei puntare su di lui. Sì, lo uccidiamo. Lo uccidiamo, però voglio anche la guarigione. Ho due attacchi, lo uccidiamo di sicuro. Non c'è niente da fare, però togliamo lui dal punto di morte. Però ci va lui in punto di morte. Ci va lui in punto di morte, però. Lei si incazza, eh sì, lasciamo morire Dismas perché tu ti incazzi con la farmacista. Allora sai cosa? Vaffanculo. Vaffanculo. Nessuno viene curato, attaccatevi al cazzo. Mamma mia, proprio al pelo, ragazzi. Sayonara. Porca. Come cazzo facciamo ad andare avanti? Abbiamo tutti 10 di vita, abbiamo. Questo è bello. Questo è bello. Come facciamo adesso a tirare avanti? Perché abbiamo letteralmente uno di vita, ragazzi. Però abbiamo vinto. Ci odiamo tutti l'un l'altro. Abbiamo avuto tre crisi, ma siamo usciti vincitori. Speriamo di curarci prima del prossimo incontro. Dai, ragazzi, solo altre 52 leghe fino al prossimo... Dai, pure le ruote... Ah, ok. Pensavo fosse la trappola delle ruote danneggiate, no? The loathing whispers. Potevi darmelo prima dell'incontro col boss, no, eh? Ah, oh. Un ricordo, alla grande, vabbè, meglio di un incontro col nemico, no? Stiamo guarendo pian piano, il fatto che abbiamo tante di quelle relazioni negative che io sono sicuro, alla prossima regione saremo pieni di debuff. Non potrai grattarti le palle senza avere problemi. Santuario dell'eroe. Adesso, le vecchie abitudini sono dure a morire, la sua intenzione è sempre stata di portarmi all'indigenza e alla morte, ne sono certa. Ostracizzata, devo dimostrare quel che valevo a ogni costo. Alla mia ambizione sopraffece i colleghi ufficiali durante eventi ed esercitazioni. Su quale andiamo? Forte antipatia, forte... Sì, tutti forte antipatia. Buon Dio, questo difficilmente si sistemerà, eh. Ce la portiamo fino alla fine, questa terribile antipatia. Vecchie abitudini sono dure a morire. E quale abilità può sbloccare ancora? Che non me le ricordo le sue abilità. Non me le ricordo le sue abilità. Allora, in ogni caso metti questo. Colpo di pistola non ne hai più bisogno. Equipaggiamo. Poi dobbiamo equipaggiare anche gli artefatti. Lei invece quale abilità interessante può sbloccare? Sicuramente qualcosa di meglio di affondo non ci farebbe male. Questo non è male per niente. Potenziato sarebbe anche meglio. Ipocondria, il terrore di contrarre qualsiasi tipo di malattia dai nemici. Il che vuol dire che ti beccherai una malattia nell'arco di qualche battaglia. Allora, che cosa possiamo... Non so chi mandare, onestamente. Lei non è male. Le sue abilità. Ma lui... Alla fine ho tutte le abilità di cui ho bisogno con lui. Quasi. Avanzata, colpo di pistola, squarciavene. Non lo so se ci sei a qualche altra abilità. Lui... Andiamo Barristan perché è quello che è rimasto più indietro. Magari è un'abilità. Una promozione prematura. Chapter 1. Capitolo 1. Una promozione. Promotion. Continua. Le dinamiche di una carriera militare sono verosimilmente insidiose quanto la guerra stessa. Sebbene non fosse stato messo alla prova sul campo di battaglia, il suo desiderio di volare alto non aveva limiti. Mediante una dubbia campagna di condizionamenti e intimidazioni, egli riuscì fino a ottenere un bramato posto di comando e non vedeva l'ora di crogiolarsi nella gloria delle vittorie che sarebbero incontrovertibilmente arrivati. Incontrovertibilmente. Cristo e Dio. È bellissimo lui da giovane. Rimuove schivata a tutti, meno 3 di velocità per 3 turni. Urlo. Rimuove schivata è molto interessante. Vai. Aspetta un attimo. Personaggio. Fammi vedere. Perché alla fine io questa non è che la utilizzi più di tanto, eh. Sì. Questa è tanta roba, perché rimuove schivata. Ci sono tanti nemici che schivano.
Vedo una la mappa. Allora, Oasi. Ci sta, perché mi fa... Tutti vogliono andare all'Oasi? Sapete che cazzo me ne frega di quello che volete, ragazzi? Questo, ma non ho visuale di quel che mi aspetta. Postazione chirurgica, meglio non indagare sulla postazione chirurgica. In ogni caso, se vado di qua, mi faccio una battaglia e due di infamia. No, uno di infamia perché l'altro lo posso evitare. Oppure, uno di infamia te lo prendi comunque, perché o lo prendi qua o lo prendi qua. Quindi a sto punto preferisco sceglierlo e prenderlo qua, almeno il punto di osservazione. E qui ho un incontro di assistenza, perciò andiamo a destra. Andiamo a destra, un combattimento non ci farà del male. Poi è meglio un combattimento che romperci le ruote e le palle, no? Come si suol dire? Come si suol dire? Balestrieri. Ah, il tamburello, quanto ti odio! Ma tua madre, ti rapico io! Cosa vuol dire? Una potente abilità? Cazzo. Cazzo! Posso dirlo? Non lo so, ma lo dico lo stesso. Sai cosa? Avvelenami sto stronzo, va. Ciucciati le siringhe. No, ragazzi. Ammorbati tutte e due. Sfortunatamente ora potrei dire che effettivamente il colpo di pistola lo gradirei. Ma attacchiamo il tamburello. Attacchiamo il tamburello che è quello che dà più fastidio di tutti, sto marrano. A colpo con canta tua madre. Ah, bravo, tanto ci ha schivato. Ma non ce l'ha più. Cosa? Che Cristo e Dio era quello? Di nuovo. Ma è proprio un vizio il tuo. Tanto muore dissanguato questo. Coglione, ottimo lavoro, eh. Sto qua va proprio preso a mazzate. Il fatto è che lui verrà bullizzato. Devo difenderlo, però questo lo voglio proprio prendere a mazzate, se lo merita. Non lasciamo che la rabbia prevalga sulla nostra logica. Allora, ragiona, Audrey. Ha 30% effettivamente di resistenza, Effettivamente. Pensavo di fregare il destino, la fortuna, in che modo? Dicendo questa cosa. Dicevo, vedi che Mo accetta la sua sfiga e magari lo premiamo. No, mi ha inculato lo stesso, ha resistito al morbo. Più gli zoccola. Allora fammi cura su lui. Tanto questo crepa adesso. Sono contento, tu mi fai un bel colpo a bruciapelo. Come non... Ma zio, ma la pianti di rompere le palle, non siamo in formazione. Sei più informazione che mai. Informazioni così difficili che tu possa esserlo. Ok. Lei sicuramente. Oh, grande zia. Grande zia. Squarciami le vene. Ha respinto lo squarciavene. Sai cosa? Mi posso curare. Bella bro. Ci vediamo. Non ho messo gli equipaggiamenti, sono un cretino. Finalmente che c'ho della roba con cui prevalere sul nemico. Wow. Occhio, che potresti superare il limite massimo di salute di questo passo, Occhio. Bada, non esagerare con le cure. Ti raccomando. Zia, mi raccomando. Cos'è questo? Fammi questo, va. E tu mi fai una bella guarigione su Barristano. Sul bel Barristano. Tu mi fai un bel squarciavene. Hai voglia di crepare? Grande, bro. Attaccami Barristano, eh. Ottimo lavoro, deficiente. Continua così, eh. Continua così e avrai una promozione. Ancora che si lamentano sti coglioni. Non è che c'è qualcosa per migliorare il loro stato d'animo? No, perché me l'ho rotto le palle. Posso dire la via. E vabbè, picchiamolo, no, ascolta, urlali. Wow! Wow! Ok. Adesso, che cosa... Di nuovo tu! Hai rotto le palle, fai un altro urlo. Ah no, aspetta, è geniale. Cura lo stress. Bravo, raga. Due! Oddio, si odiano a morte questi. Si odiano a morte. E vabbò, ciao pa. No, forse posso utilizzare rimuovi tomba un'ultima volta. Posso fare rimuovi tomba un'ultima volta per curarmi per bene, così ho la salute al massimo. No, devo curarmi per forza.
Tu mi fai un bel squarciapene. Ancora. E ancora vuoi rompere le palle tu? Amico mio. Cut down these nightmares. Ok, andata. Destriero di pietra. Converte lo scudo in scudo stupendamente figo. Se inizia. Ah, cazzo. Se inizia l'ordine del turno per primo, Barristan è sempre quello che inizia per primo. Lo volevo dare su Barristan, ma Barristan è quello che inizia sempre per primo. Vero? Quanto hai di velocità, cane? Quanto hai di velocità? Dov'è? 10 di velocità. Mamma mia, lui cos'hai di... Quale tratto? Ma di che tratto stai parlando? Sa dove trovare le risorse, stabile. Di quale tratto sta parlando? Che non ho capito io. Non ha la resilienza necessaria quando si trova in situazioni complicate. Meno 5% di salute, porca, più 10 probabilità di crisi. Mannaggia a te. Perso nel tempo. Più 8 di velocità. Quando subisce danni da stress, rimbambisce, quindi agisce per ultimo. E rimuove un emblema di tipo positivo 30%. Buon Dio, questo è tremendo. He's fast. Il peggiore proprio. Ed è irrimovibile. Cioè, nel senso che per rimuovere devo pagare di più. Pezzo di merda. Barristan, hai rotto il cazzo. Barristan. Fine del turno, alleato davanti. Allora, fine del turno, alleato davanti. Mi sa che lo do ad Audrey, allora. Ti do anche questo. Tu invece, devo ancora capire cos'è questo. All'attaccante che subisce il colpo. Vuoi dirmi che all'attaccante che mi attacca prende 2 di danno? Questo intendi? Perché sennò lo do a Barristano. Credo. Tu invece trasformi gli scudi in scudi stupendi, quindi allora lo diamo a te. E questa cos'è? Alla tappacattapacata, incenso rilassante. Catapatapasma. Catapalapalapasma. Cataplasma. Clapapasma. Plaplasma mi. Ok. Tu ti prendi questo. E tu ti prendi questo, dai. A sto punto, piuttosto che rimanere con le mani vuote, prenditi questo. Sembra solo giusto. E si riparte per la nostra avventurella. Avventurella bella bella. Oh, finalmente. Una volta ogni 10.000 anni si cura un po' di stress. Cos'è questo? Un posto abbandonato? Oddio, ho come l'impressione. Come l'impressione che ci siano dei nemici qua dentro. Non è così tanto abbandonato, eh. Non è poi così tanto abbandonato se abbiamo qualcuno qua dentro. Questa è morte certa. Ce ne andiamo. Guadagniamo 2 di stress e soprattutto disonore. Zio, tanto mi odiano già. Oggi si muore. Oggi moriamo, cazzo. Me ne frega niente. Oggi moriamo. Dai, sto tamburellatore. Basta, il tamburellatore. Buon Dio. Ma sto tamburellatore della minchia. Aspettate, ma voi ci vedete? Ah, voi non vedete la vita del mio nemico. Allora, aspettate, così dovrebbe andare bene. Ottimo. Tanto la vedevate qua sotto. Non rompete con gli... Ha 3 abilità potenziali. Ma cos'è? Ho voglia di piangere. Ah, è tremendo. È tremendo e brutale sto gioco. Siamo già protetti, quindi teoricamente lo scudo non ci farebbe male. Lui guadagnerebbe extra resistenza. Lenity. Facciamo così. That drive back the darkness. Non so se prendermela col vescovo. Il vescovo sicuramente morirebbe in fretta. E il tamburellatore... Tamburiere, vabbè. Lo chiamo tamburellatore perché mi piace di più. Il tamburellatore alla fine è quello che si farà difendere tanto, vedete? Sono soldato, quindi mi conviene di gran lunga eliminare il vescovo in fretta. Proviamo dagli Zebedei. Colpo con cate tua madre. Colpo con cate tua zia. Facciamo questo. Oh. Ma purificami tua zia, purifica. Ste palle devi purificare. Sacco di merda. Ancora, colpi critici. Dove sono i miei di colpi critici? Ma perché con lei? C'hai 2 davanti. Perché lei? Piantala.
Piantala di bullizzarmi. Sto soffrendo abbastanza. Sai cosa? Ti becchi un grido, amico mio. Ti becchi un grido così. A master stroke. Critico! Un grido critico! Madonna! Madonna, ragazzi! Ma la pianti di resistere alle... Io ti picchio! No, non lo spreco così. Fai sanguinare sto stronzo. Tu sei proprio da picchiare, ma... Sei proprio da picchiare, gioco. E ora mi brutalizzano adesso. Ah, meno male che non è critico. Già questo. Guarda, per un attimo pensavo che sarebbe stato critico, per un attimo. Questo crepa adesso. Adesso dobbiamo pensare a quel maledetto. Dobbiamo pensare assolutamente a questo maledetto. Rimuovi lo stress. A small reprieve from this carousel of horrors. Tu cosa puoi fare? Pensavo sarebbe indietreggiato, brutta merda. Ora iniziamo a bullizzare lui. Che è stato? Che è successo? Dobbiamo uccidere il tamburellatore prima di uccidere gli altri, altrimenti questo fa un colpo critico a tutto, e dà la stress a tutta la squadra. Maledetto. Proprio un maledetto sto tamburellatore. Ancora con stato di difesa preventiva. Piantala. Sarebbe bello se il grido rimuovesse la difesa preventiva. Cioè, nel senso, colpisse un turno di difesa preventiva. Sarebbe proprio bello. Purtroppo io di bello non conosco... Ah no, aspetta, così lo... No, non lo colpiamo. Piccola merdina, no? Questa piccola merdina. Un'idea. Avrei un'idea. Non so se vi piacerà, ma è una buona idea. Bravo, coglione. Lo adoro. Lo adoro. Adesso fammi una cosa e lanciami un bel coltello critico. Pezzo di merda. Obstacle in our path. Pezzo, ma perché? Perché sei ritardata? Qual è il problema? Cosa c'è che non va, amica mia? Cosa c'è che ti disturba? Tanto questo morirà avvelenato. A sto punto utilizziamo il turno per curare il nostro barestano. Pure un cadavere ha resistito al distanziamento. Pure un cadavere. Pure un cadavere. The unpleasant in the extreme. Santa pazzulenta. Pur sgradevo. Chi è malata? Sta cogliona si è malata. Colera. Oh, dove l'hai presa la colera? Dove l'ha presa? Io sapevo, questa qui alla fine è fastidiosa perché è quella che ti farà venire ancora più in fretta le malattie. Dove l'hai presa la colera? At least it should be. No, è semplice. Torre di osservazione che ci farà vedere tutto. Ecco perché agirà sempre tardi adesso questa. Sempre. Non puoi farci niente adesso. Finché non troveremo una postazione medica dove rimuovere sta colera di merda, girerà sempre ultima. È brutale sta colera. Brutale. Non è come tutto il resto, no? Sta colera te la tieni. Qui abbiamo un incontro. Qui abbiamo un baule. Qui abbiamo un altro incontro. Qual è? E non c'è nessun posto dove possiamo curarci. Maledizione. Non c'è nessun posto dove possiamo curare la nostra malattia. Il nostro colera. Sapete che ogni tanto c'è l'infermiera. Stavolta non c'è. C'è sempre meno che stavolta. È una grande. Andiamo a destra. A sinistra, volevo dire. Sono sclerato adesso, ok? Un pochino sclerato. Non sono in vena di avventura. Basta. Faccio una sola regione e poi vado. Lo picchio qualcuno oggi. Cani!
I miei preferiti, perché questi mi fa... Sai cosa mi faranno? Mi passeranno la rabbia. Visto che sto bene. E cosa? Ma è riuscito a schivare pure un grido, è riuscito a scrivere. Come fai a schivare un grido? Cos'è? Hai preso le zappe e te le sei messe sulle orecchie. Pure le grida riesco a schivare, ste merde. E come mai agiscono? Ah, nemici frettolosi. Hanno il pepe nel culo questi. Agiscono per primi. No. Ah, effettivamente a 40. Bestia. Bestia. Bestia, io non farei mai male a un cane. Però guarda, per te faccio un'eccezione. Piccola merdina. A brilliant conclusion. Brillante, però questo è ancora la seconda volta che resiste all'avvelenamento. Quello è il punto. Brillante, non brillante, è pur sempre un dito nel culetto. La domanda è, difendo lei? Ma tu non avevi tipo la schivata, amico mio? Dov'è la schivata? Vuoi dirmi che è non potenziato? No! No! Non potenziato non ha schivata. Puttana maledetta. Puttana maledetta tua zia. Ah. Prendiamocela con la bestia. Ma ha una spada quel cane! È un cane trasporta spada, ragazzi! È un cane trasporta spada. Denti stretti me lo tirano davanti, vero? No, me lo fanno sanguinare. Allora ti vedo. Bestia! Godo. Amico. Hold fast. Cos'era quella cagata? Cos'era quella cagata, amico mio? Sei sensibile, sei sicuro di volerlo fare? L'avevo proprio visto da un chilometro con questa morte. Sarebbe stata. È stata stupenda. Nulla da dire. Cagnaccio maledetto. Sai cosa possiamo fare? Rimuovere una tomba. Rimuovere una bella tomba. Addio, i cagnacci maledetti agiscono per primo. Beh. Va bene, guardeggiati il tuo amico. Cosa da dire io in contrario? Sarai una guardia sicuramente molto efficiente. Sanguinando di 2 per un turno, 2 per un turno, 24, 24 ancora da metà. Perdi in dire in dire. Fai il contrattacco, coglione. Fai il contrattacco. Forza, fai il contrattacco, amico mio. Deficiente, maledetto. Ciao, bello. Ci vediamo alla prossima vita. Mamma mia, che perdi tempo. Sono proprio dei fanfaroni questi. Let it die. Cioè io dovrei accettare 3 di velocità in cambio di 15% di vita. Ma chi ha progettato sto gioco? Chi ha progettato il gioco? Come ha fatto a dire? Sì, mi sembra uno scambio equivalente. Si può fare. Voglio proprio conoscerlo. Stringere la mano e poi con l'altra mano, mentre gli tengo la mano impegnata, gli ficco uno schiaffo. Sei coglione? 3 di velocità in cambio di 15% di vita. Sei deficiente? Io non lo so. Facing oblivion. Allora, il gente. Sì, parla un po' di meno. Oddio, devo rinunciare a 25% di coso. Questo mi dà 30 di fiamma. Questo mi dà cibo, ma perdo fiamma. No, voglio la fiamma. In this world, wealth is worthless without purpose. Hai ragione. La ricchezza è inutile senza un obiettivo. Hai detto proprio bene. Adesso un altro santuario dell'eroe. Look ahead. A place to reflect, remember, and reconcile. Questa non era sul radar. Questa non era sul radar. Era sul radar e non l'ho vista. Da impietà. Terribile, sono a 3 di impietà, ragazzi. È una brutta storia questa. Porta antipatia, antipatia. Ragazzi, ma amatevi, voletevi bene.
I motteggi arguti e le parole avvelenate non avevano nessun significato sul campo di battaglia. Vero. Vediamo. Il leader. Capitolo 2. The leader of men. Andiamo avanti. Ah, niente. Ah, questo è un combattimento. Loro mi sembrano un po' meglio equipaggiati. Loro ispirazione, altri velocità. Non sembrano molto ispirati, Barristan. Non sembrano per niente ispirati. Ognuno per sé. Anche tu, ognuno per sé. Però ha fatto un critico il ragazzo, eh. C'è speranza. Ah no, aspetta, è sostituito automaticamente. Ah, ho capito. Praticamente lui ha corso per guadagnare potere. È stato nominato generale, capitano, quel che volete, sul campo di battaglia. Ma non aveva esperienza, ovviamente, in quanto è salito non con l'esperienza, ma con l'intimidazione e ovviamente vari accordi. Quindi, non avendo esperienza, ha fatto solo figure di merda e ha portato alla morte tutti i suoi uomini, motivo per cui lui è così pentito. È un uomo decaduto. Attacco, bersaglio 3, avanti e guadagni attacco. Ho paura di quello che succederà. Ritirata strategica. Va bene, proviamo ad ispirarli. Sì, diciamo che ha compreso al contrario l'attacco. Attacco verso me stesso. Ordini contrastanti. Coglione, ti ho detto di attaccare. Vai avanti 3 e fai un attacco. È facile. Lui è deficiente. Ognuno per sé. Impugna questa spada con tanta meraviglia e grazia, tizio. Impulso. Ragazzi, dai, in due turni abbiamo perso 4 uomini e abbiamo fatto 6 danno. Secondo me possiamo farcela. Tanto apparentemente gli uomini sono infiniti. Ispirazione. Ancora una volta, ispirati più che mai. Ispirati a morire. A unirsi ai vermi, agli ombrichi. Madonna mia. No, deve essere tremendo, eh. Ogni personaggio ha dei sensi di colpa che si porta dietro. E col santuario degli eroi, sì, li stiamo scoprendo pian piano. Questa è una cosa bellissima. Letteralmente stupenda. Darkest Dungeon 2 è forse uno dei giochi più belli di strategia ai quali io abbia mai giocato. Cosa devo fare? Non lo so. E 10 di stress. No! Di qualcosa! Fanfaruca come me nei miei video. Di andate a morire, cazzo! E pur sempre di dire non lo so. Meglio di dire non lo so. E diciamo che non lo so. Morite! Lo sono sbloccato. Serrata dei ranghi, se stesso 2 di scudo, inizio del turno 3 turni guadagno scudo. Questo è bello. Questo è tanto bello. È bello il fatto che ora che ho visto che c'è un tizio che mi impedisce di guadagnare scudi. Non so quanto sia bello. Che sia bello non ci piove sopra. Ma quanto sia bello è ancora da capire. Perché vi ripeto. Il problema è che ci sono dei bastardi che mi danno dei problemi. Mi impediscono di avere scudi. E questa è una cosa che non c'era prima. Ora c'è. Ed è una cosa che non posso ignorare. Ma se mi rimuovi pure la possibilità di difendermi, io ce l'ho nel... Non uno, ma due balestrieri. Beh, serriamo i ranghi. Serriamo i ranghi, fratello mio. Ma disorientati tua madre. Potevi beccarti qualsiasi cosa. La rabbia potevi beccarti, almeno avresti fatto più danni. No. Colera così agisce sempre per ultima. Sta cogliona. Sta cogliona maledetta. Destriero di pietra. Bello. Di nuovo dobbiamo fare fuori l'arcivescovo perché ha 3 abilità potenziate. Praticamente è un'abilità. Aia. È un'abilità che praticamente mi rimuove tutti i buff positivi. Ma perché con lei? Perché ce l'hai con lei? Che ti ha fatto? Bravo. Ecco, ecco. Qualcuno che ragiona col pisello. Mi piace, finalmente. Uccidi queste merde. Bravi. Tutte e due con il morbo. Dovete crepare di epatite. Dovete crepare. Pezzi di merda. A simple kindness.
Adesso, di nuovo disorientata. Ottimo lavoro, Audrey. Ti voglio bene. A te la tua colera. La tua collera. Colera, collera vuol dire che è arrabbiata e fa più danni, logicamente parlando, no? Squarcegli le vene. Oh. Oh. Quello che mi piace vedere. Ah, l'hai rievocato! Ah! Non poteva avere un tempismo peggiore. Era bello all'apparenza, ma si è rivelato una merda. Sai cosa? Resuscita questo, però, brutto bastardo. Cosa? Oddio, a 50... Oh! Ah! Al 50% di guarigione ridotta, più un altro 50% di guarigione ridotta. Qual era che mi... Ah, era questo. 25, ho 75% di guarigione ridotta. Se non sono invisibile. Cristo santo. Vabbè, resisti a tua madre, resisti, che ti devo dire. Adesso devo rimuovere dai coglioni. The enemy weakens and wanes. Ah, brutale. Se non è invisibile, le curo due di salute. Ah, è brutale. Ah, stupida colera. Collera. È colera. Di danni. È calmo, pupetto, calmino. Pupettino bello. Ho capito, cooperazione è la chiave, ma lo dici a quattro stronzi che si odiano l'un l'altro a morte. Ottimo consiglio, Sherlock. Ottimo consiglio. Vabbè, due di vita è meglio di zero di vita. No. Era bello. A brilliant conclusion. Brutale. Brutale. Buon Dio. In this weighty gloom, wow. A spark. Occhio a non farmi diventare troppo ricco, amico mio. Occhio a non riempirmi di danari. Ok, qui abbiamo il covo. Speriamo solo che non approfittino di 3 di impietà. Speriamo. La speranza, come si suol dire, è la prima a lasciarci la penna, qualcosa del genere. La speranza è la speranza. Anche questa è difficile. Che altro, questi due stronzetti sono fastidiosi. Urlo potrebbe aiutarmi, perché almeno questo potrebbe agire per ultimo. Non per ultimo, ma comunque è meglio che agisca per un po' di ritardo. Ara del rancore è a 25% che abbia critico. Iniziamo avvelenandoli alla grande. Me gusta. Ciao bello. Uccidiamo il cervellone sembra pericoloso. Sempre la mente il pericolo. Squillo di chiarine. Pronto? Operatore telefonico team, le offro un'offerta. Per il cazzo! E incazzandosi giustamente ha perso la concentrazione. Questo è quello che è successo. A master stroke. Quando si nasce forti, modestamente. Cervellone! Devi morire prima di fare quello che cacchio ti pare. Finalmente che ho un pochino di vantaggio. Conto sulla mia cerulea qua, Paracelsus. Conto su di lei che li avveleni tutte e due. Well done. Buono. Steady yourself. Occhio per occhio, troia. Godo. Non reagirò in alcun modo. Tu perdi 9 di vita ma sei ancora in piedi. Come cazzo è possibile? Diventa invisibile, sorella. Nasconditi nell'ombra. Cosa? Beh, non posso mancare il bersaglio se non attacco, corretto? Corretto. Però voglio attaccarlo. Oh, raga,
Se è un 50-50 positivo, fallisco. Se è un 50-50 negativo, mi va bene. È la mia vita questa. It's my life. Porca troia. Ok. Continua, continua. Credi in te stessa. Vai, 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 vai. Oh zio, mi stai facendo sanguinare. Cosa? 6 per 5 turni? Cristo santo. Cristo santo. Questo è bullismo. Ok, lanciami un... Ho sentito la porta. Ottimo lavoro. Vabbè, tanto... vabbè, gli facciamo uno di danno, Uno di danno va più che bene. Allora, la domanda è, attacchiamo questo? No, non serve. Forse mi converrebbe difendere lei. Tosta. Facciamo questo, va. Facciamo questa. Il disorientamento le fa perdere tutti i buff positivi? Aspetta un attimo. Non so, perché con disorientamento mi sembra che abbia perso tutti i buff. Ancora che manchi i colpi! Hai rotto le palle! Bah, è lì, coso, è Dismas. Hai rotto i coglioni? È 50-50, prima hai fallito, ora me lo colpisci! Per la Madonna! Dobbiamo litigare? Curati, brutto stronzo. Signora, è ora di agire. Come? Enze sua. Mi avvale che sto marrando. 10. Vabbè. Va benissimo. No. Questo. Si vogliono bene adesso. La grande. Signora, direi che possiamo curarci, che dice? Dice che va bene, è d'accordo con me la signora. Zio, bravo. Attacco doppio. Approvato, Dismas, approvato. Se solo non fossi... Lui è andato a dire handicappato, ma è quello che è. Cioè, ha tutte le disabilità di sto gioco, ce le ha. Le ha raccolte una ad una. Brutto da dire, ma il termine specifico è questo. Ora guardate. Scusatemi, guarda. Ora tu. No, cosa hai 500 di meno in critico? What the fuck? Perché hai 500 di meno di critico, amico mio? 2 di impietà, maledizione. Probabilità di vantaggio nemico a inizio turno. Un po' di sbobba. Siamo sicuri che dovremmo mangiare la roba che abbiamo trovato su una barricata? Poi che si chiama muffa pure. Forse. Abbiamo mangiato di peggio. Beh, raga, contro ogni aspettativa, ce l'abbiamo fatta con tutti e 4 vivi, Poteva andare peggio? Sì, ce l'abbiamo fatta, siamo bravi.